con Maurizio Carta, commissario arbitri per la Federazione Pallavolo Sardegna. Ci parla un po' del ruolo, comunque da protagonista dell'arbitro, la figura dell'arbitro. Dunque, per quanto riguarda la figura dell'arbitro è chiaramente una cosa bellissima, perché è un modo di vivere la pallavolo non giocando ma chiaramente arbitrando. Siamo sempre in campo, non dobbiamo essere dei protagonisti, ma dobbiamo essere in supporto alle società. Noi andiamo a verificare il regolamento, quindi a applicare il regolamento. Senza entrare in merito alle questioni tecniche della pallavolo, che a noi non interessano. La cosa è molto difficile, perché siamo soli, cioè l'arbitro è solo, mentre le squadre hanno il pubblico a favore, i parenti, le ragazze, la mamma e i figli, l'arbitro è sempre solo, quindi deve lottare tra virgolette sia con le squadre che a volte anche con il pubblico. Quindi l'importanza di conoscere il regolamento è fondamentale per una gara in armonia. Certo, la cosa importante, la bravura di un arbitro non è dovuta tanto alla conoscenza, a parte cioè, approfondire il regolamento, ma è la capacità dell'arbitro di applicare la regola al momento giusto. Tant'è che la differenza tra un arbitro principiante e un arbitro di Serie A sta proprio lì, perché anche l'arbitro principiante conosce il regolamento, il problema è che non lo sa applicare al momento giusto, quindi alla regola giusta. L'arbitro di Serie A, con l'esperienza chiaramente che ha negli anni, ha la capacità appunto di applicare questa regola e quindi di far giocare bene le squadre, in modo che non si creino appunto dei problemi di protesta. Dunque, per quanto riguarda i numeri, in Sardegna abbiamo a livello regionale abbiamo 80 arbitri regionali divisi tra la Serie C e la Serie D, e a livello nazionale abbiamo 16 arbitri tra la B1 e la B2 e sino alla è un arbitro di A1 che è Fabio Gini, che lui appunto, dopo tutta la trafila che ha fatto, siamo riusciti ad arrivare ad avere questo arbitro. E anche se due anni fa, sino all'anno scorso, avevamo tre arbitri in A1, poi per motivi di lavoro hanno dovuto abbandonare e quindi è rimasto solo Fabio. Dunque, anche nel settore arbitrale la Sardegna può produrre eccellenze? Soprattutto, questo è chiaramente dovuto anche al fatto di avere squadre di Serie A, perché quando abbiamo avuto il Tortolì e la Pallavolo Cagliari, la federazione ha cercato, quindi ha posto più attenzione anche alla Sardegna, e nel giro di 2-3 anni siamo riusciti ad avere questo numero elevato di arbitri della Sardegna da Cagliari, anche se negli anni passati abbiamo avuto arbitri di Serie A1, ma che poi dopo un po' di tempo hanno dovuto smettere anche loro per motivi di lavoro. Chi volesse avvicinarsi alla pratica dell'arbitraggio, come deve fare, a chi si deve rivolgere? Allora, a Cagliari è già partito un corso, però basta che contattare i comitati provinciali, che sono coloro i quali sono preposti alla formazione degli arbitri, basta magari chiamare, dare il nominativo, e quando vengono indetti i corsi arbitri vengono contattati, quindi vengono chiamati e si inizia il corso, che dura 15 lezioni, quindi 2 mesi e mezzo, c'è cioè poi un esame finale e si inizia subito ad arbitrare.